per questo invito che mi fa grande piacere, mi fa un enorme piacere vedere così una presenza così numerosa. Per quanto riguarda la parte di progetti internazionali, progetti che nonostante che della società, che del progetto Expo si parli sempre solo del Consiglio di Amministrazione, per il quale ringrazio invece il Presidente Bracco per come si dedica a questa iniziativa, questi 485 progetti che discuteremo tra l'altro fra un'ora con il Presidente Bracco e il Ministero degli Esteri stanno andando avanti e meraviglia, meraviglia, li stiamo già realizzando. Vengo quindi a Milano. Milano ha già, e qui forse poi sarà Angelo Catania a dare i numeri più precisi, è già una città che si sta muovendo quindi nel presente in maniera importante nell'ambito in particolare del trasporto pubblico. Dopo 20 anni abbiamo fatto partire nuove linee metropolitane. La prima tratta della M5 è, come sapete, lo vedete girando per la città, già in costruzione, sarà consegnata la prima tratta, quindi Garibaldi, Bignami, Zara, l'anno prossimo. La M4 e la seconda tratta dell'M5 verranno portate in CIPE, una nel CIPE di luglio, l'altra nel CIPE, quello subito dopo la pausa estiva. Quindi già finanziate per intero dal governo nell'ambito di Expo, quindi anche qui Expo c'è già, è una conquista perché forse senza Expo le metropolitane non le avremmo avute e comunque invece grazie ad Expo le abbiamo, sono due linee in più, poi ci sarà anche l'altra linea e ci sarà la 6, ci sarà l'allungamento delle altre tre, la 1, la 2, la 3. Qui parliamo della M4, dell'M5, Garibaldi, San Siro, Lorenteggio, Linate, già finanziate interamente dal governo e con i fondi del comune già stanziati, i progetti li abbiamo già inviati al governo. Ci stiamo muovendo anche sul trasporto pubblico invece di superficie e sulle metropolitane. Abbiamo la flotta più ecologica d'Europa, quindi Zurigo che è la seconda è dopo di noi. Il 72% delle nostre delle percorrenze che noi abbiamo sono ecologiche. Noi abbiamo investito e stiamo investendo 1.100.000.000, quindi abbiamo triplicato gli investimenti negli ultimi 2 anni, quindi l'anno scorso, quest'anno e l'anno prossimo abbiamo triplicato gli investimenti nel trasporto pubblico su tutte e tre le linee, quindi autobus, tram e metropolitane, per migliorare dal punto di vista ecologico. Quindi abbiamo già cambiato l'anno scorso 80 mezzi, quest'anno se non ricordo male 180, arriveremo a 600 mezzi completamente ecologici da qui al 2012-2011. Credo che quindi stiamo dimostrando nel trasporto pubblico un'attenzione davvero particolare al tema della sostenibilità ambientale. Bike sharing credo che l'avete visto, è un grande successo. Io continuo, non so se almeno settimanalmente, a chiamare il Presidente Catania per chiedergli più biciclette, un orario esteso, più stazioni, in maniera particolare soprattutto le stazioni che già sono quelle maggiormente interessate, quindi Garibaldi, Cadorna, esatto. Comunque le stenderemo, saranno 1.400 biciclette entro fine anno, sono 1.100 adesso, sono 98 stazioni, saranno 103 a fine anno e poi continueremo, non ci fermeremo. Stiamo lavorando anche su altri collegamenti come il Bus by Night, che è un collegamento importante il venerdì e il sabato per i ragazzi, quindi per il servizio pubblico, ma è anche un servizio sociale. E da ultimo credo che nella mia chiusura non posso che ringraziare anche Asso Lombarda e quindi il futuro è già presente, però continueremo a investire. La prossima, lo dico così ormai, l'ho detto, io ho già chiesto al mio assessore, non spaventarti Edoardo, non sei tu, al mio assessore allo sviluppo urbano, che mi piacerebbe che a Milano, parlo di case nuove, quindi non parlo di ristrutturazioni, ma Milano costruisse solo case di tipo A, classe A.
Vediamo, non è... io lo continuo a chiedere, adesso vedremo se nel PGT riusciremo a inserire questo, quindi come un po' come Bolzano, come le case clima di Bolzano. Stiamo lavorando anche sulla riqualificazione delle cascine, e questo di nuovo è un progetto Expo, stiamo lavorando sul parco agricolo, sulla riqualificazione del parco agricolo, sono davvero tanti i settori nei quali stiamo lavorando. Da ultimo quindi un ringraziamento a Assolombarda, a Sodalitas, a tutti gli imprenditori sociali, ma anche a tutti gli imprenditori che credono nella responsabilità sociale complessiva, in modo particolare essendo oggi dedicato all'ambiente, in quella relativa all'ambiente, sappiate di averci al vostro fianco. Quindi tutto quello che potremo fare per migliorare questa nostra città lo faremo grazie anche allo stimolo, vedo qua Legambiente, quindi grazie anche allo stimolo che anche le associazioni ambientaliste ci danno, e per noi questo è importante perché con uno stimolo si fa sempre meglio. Grazie a voi.